Allora, noi abbiamo veramente un corposissimo collegamento. Adesso abbiamo mandato il nostro inviato d'assalto Domenico Maroc, eccolo qua, che si collega da via Massimo D'Azeglio a Bologna, che voi sapete essere il posto dove è nato tutto, è nata la grande storia di Lucio Dalla. Te Domenico! Ciao Domenico! Okay. Buongiorno, eccolo. Da Bologna, dal vostro inviato che fa fact checking, come tutti gli inviati d'inchiesta, cioè siamo venuti a verificare se davvero questo cappuccino fosse bollente, e ho già la prima smentita: non era un cappuccino, si chiamava? Era un Puzz Capuzz, Lucio Dalla lo chiamava un Puzz Capuzz. E sta arrivando per noi, ce l'ha ordinato il nostro, eccolo qua. C'era poco latte. Il nostro Giancarlo, che è il barista proprio di Lucio Dalla, perché Lucio frequentava il tuo bar storico. Abitava proprio qua di fronte, veniva da noi praticamente tutti i giorni, era un cappuccino col caffè un po' più lungo e pochissimo latte. Ah, questo qua. Bollente in inverno e freddo in estate. Attenzione però, oggi è una giornata particolare, sentivo che voi stavate evocando Bologna, ovviamente, certo, perché da te vengono certo tutti, fra poco entreremo nella casa di Lucio Dalla, ma c'è grande festa a Bologna oggi perché c'è la maratona. Io e te non corriamo assolutamente, siamo qui, anzi mi ordini anche una bella brioche, ma chi è che va forte ed apre tutte le porte, care Paola e Simone? Prego signorina, passi pure. È Gianni Morandi! Un saluto per Paola e Simona. Paola Perego e Simona Ventura. Ma, buona giornata a tutte e due. Siete, vi vedo spesso la mattina perché uno si alza, accende la televisione. Senti pure cantare. Ci sono loro due. Poi siete brave, intonate, veramente. Molto, molto, molto. Vi apprezzo molto. Vorresti una tua canzone rifatta? Cosa potrebbero cantare tua? Ma sì, tante. C'è un grande prato verde dove... Fagli sentire come si canta. Ciao. Ciao Gianni. Grande Gianni, grazie. Ha detto che cantiamo bene, l'ha detto Morandi. Ha detto Morandi, ha detto che siamo in Anche Gigi. Esatto, se lo dice Morandi. Oh, ma che paraculo è Morandi? No. Porca vacca, che roba! Ma è scandaloso! Ma scusa, ma che dici, Gene? Ma dai, ma ha detto che sapete cantare, dai, per favore. Sei l'unico che dice, il contrario. Sei l'unico che dice il contrario. Tutti gli amici cantanti... cantare benissimo. Ecco, esatto. Tu sei peggio di Morandi, tu sei peggio di Morandi. Allora, Marocchi, torniamo da te a Bologna. Esatto, perché soprattutto torniamo dal nostro Giancarlo. Allora, Giancarlo, quante volte veniva a prendere questo Puzz Capuzz, Lucio? Beh, Lucio Dalla lo prendeva 3, 4, 5 volte al giorno, spesso glielo portavamo anche in ufficio. Perché qui andiamo, facciamo vedere tutto live in questa giornata qui a Bologna. Spiegami, lui dove stava? Questa è via D'Azeglio? È la famosa via D'Azeglio, e lui abitava qua, noi siamo al suo bar. Lui viveva tra l'altro via D'Azeglio, conosceva tutti, gli piaceva. Qui ci sono i negozi e tu mi dicevi che praticamente entrava lui nei negozi a presentarsi quando arrivavano dei commessi nuovi. Delle scarpe a ginnastica, in un famoso negozio di scarpe a ginnastica. Lui, quando arrivavano i commessi nuovi, andava a chiedergli come stavano. Lui? Sì, ma era una persona che veramente viveva, era uno di noi. E poi, quando era in buona, lui entrava, ad esempio, come lo ordinava il Puzz Capuzz? Era fantastico, quando era in buona, era di buon umore, arrivava, ordinava Puzz Capuzz, cantando a ritmo, capito? Macchina del caffè. A me fa ridere, però per lui era, quando faceva così, era uno spettacolo. Ma che spettacolo Bologna, ci siamo arrivati, andiamo dritti dritti, fra poco entreremo nella seconda parte, lo diciamo già a tutti i nostri telespettatori dentro, questa è la casa di Lucio Dalla, e a questo punto Giancarlo dimmi, dov'è scritto Lucio Dalla, vieni qua. Non c'è scritto Lucio Dalla. Ma come non c'è? No, come? Commentatore Domenico Sputo. Domenico Sputo? Lui si faceva chiamare Domenico Sputo. Sì, perché lui, non so, lui ti invitava a cena tutto quanto. Dove suono? Domenico Sputo. E allora, da citofonare Rai 2 a citofonare Sputo. Io citofono e poi ci faranno entrare, bene, speriamo. Ci colleghiamo con te prima. Dopo dentro la casa di Lucio Dalla. Grazie anche Bravo, a tutti. Bravo Domenico, grazie mille. Ma lui c'era anche una parte. Andiamo da Domenico Maroc a Bologna. Domenico Maroc.
Doc Maroc. Simona, eccoci, oggi è davvero un regalo, un'esclusiva. Sto entrando, bene, qui cade tutto. Perfetto, è caduto anche il mio ibrido oggi, viva tutto. Oggi è bellissimo. Faccio vedere questa cosa live. Ripristino il collegamento con te. Ecco, adesso ti sento. E c'è grazie Andrea Faccani. Faccani. Ciao, il presidente della Fondazione Lucio Dalla, nonché il cugino di Lucio. Sì, cugino di Lucio. Illustrami, questo è un regalo che noi facciamo ai telespettatori di Citofonare Rai 2. Si entrava qui a casa di Lucio Dalla e questa era la sala dei dischi d'oro, di platino. Sì, perché Lucio voleva solo metterli qua, perché in casa sua poi voleva solo i quadri. Ecco, qui c'è, guarda Simo, prima avete messo Attenti al Lupo, questo è Cambio. Sì, questo è Cambio, Attenti al Lupo, dove la copertina c'è la mia mamma. Quella Lucio. È tua mamma, aspetta, sì, come si chiamava? Silvana. E cioè, l'altra? Si chiama ancora Silvana. Si chiama? Cioè, Lucio? È la mamma di Lucio, la zia Iole. Quindi praticamente tua mamma è la mamma di Lucio? No, mia mamma era la vera cugina di Lucio, io sono secondo cugino, però lui per sentirsi più giovane chiamava mia mamma zia e io cugino, anzi mi chiamava al cugino perché diceva che si chiamava al Pacino. E poi entriamo, ma questo, presentaci questa sala. Questa è la stanza Andrea. Caruso. Wow, meravigliosa, bello, qui che cosa facevate? Guardate che casa. Prima era proprio la sede della Pressing, la casa discografica, dove Lucio ha la sua etichetta storica e dove ha prodotto tantissimi artisti giovani. Ci sono tantissime opere d'arte. A proposito della Pressing, c'è Daniele Caracchi, che è il presidente della Pressing, nonché anche lui amico di Lucio, è cugino. Anche lui. Cugino di Lucio. Vabbè, ciao a tutti, questi sì sono gli spazi operativi di Pressing. Avanti le cose. Sì, sì, questi, ma sono ancora gli spazi operativi sia della Fondazione che della Pressing, perché questi spazi vengono utilizzati dalla Fondazione per le visite guidate e invece gli spazi operativi della Pressing si sono trasferiti in Caro Carlo. Ma facci vedere qualche chicca, Daniele, qui chi ci sono? Tutte quante le persone che ha incontrato Lucio nella sua vita, no? Beh, la scelta sulle persone credo che ognuno possa vedere, partiamo da Armani, dai Papa, da Ciampi, da tutte le persone. Grande personalità, e lui su questi divani incontrava gli ospiti, faceva venire in casa i suoi amici, suonava, li frequentava. I giovani. Le riunioni della SIAE, perché lui all'inizio la SIAE faceva le riunioni in questi ambienti qua e si svolgeva la sua vita. All'inizio abitava qui e poi si è trasferito negli appartamenti sopra. Un po' più piccolini gli appartamenti, vero? Lui per vivere... Grandi uguali. Uguali, ma erano così alti? No, ecco, erano più bassi, ma questo per Lucio non era sicuramente... Venite, Andrea, guarda Simo. Vabbè, carina. Simo, sì. ci sono dei cimeli pazzeschi, Simo. Io adesso qui mi emoziono. Andrea, posso? Perché questo è un mio sogno che ho da quando sono bambino. Un telegatto. Io li conosco bene, grazie a Dio. Con Dalle Morandi. Sì. Cosa vediamo? Illustraci tutti i premi. Ti farei vedere una chicca perché è finita da poco Sanremo, guarda questa. Non davano il leoncino, questo è il premio? Perché terza classificata a canzone. Bravo. 1971, 4 marzo 43. Lui arriva terzo, prima era Nada con Nicola Di Bari, il cuore uno zingaro. E poi al secondo posto i ricchi poveri con Giuseppe Liciano, che sarà. E lui Lucio terzo, e davano questo. E poi lì c'è una chicca, altra chiccona. La RCA gli regalò il primo microfono che usò Lucio nel 1964. Oh, fantastico. Lì. Mamma mia, ma che bello. Che bello. Da andare a vedere. Tutto il resto di premi. Voglio chiudere con quel sassofono lì, quella è un'opera d'arte. No, no? Quella lì è stata quando facemmo l'asta delle luminarie dell'anno che verrà. Certo, me lo ricordo bene. Domenico, hai un servizio, Simona, giusto? Tu dicevi, sì. Sì, esatto, perché proprio di questo parleremo fra poco, perché poi ritorniamo, perché ovviamente Lucio rimane ancora oggi, la sua eredità è diffusa fra tutti i giovani qui a Bologna. Allora ci vediamo questo RVM e poi torniamo perché dobbiamo presentare una bella rassegna. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, ma sulle mappe di uno smartphone per capire dove siamo quando ci perdiamo, anche se nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Io non sono manco di Berlino, caro Lucio. Dove
eres? De Barcelona. ¿Y conoces Lucio Dalla? Claro, porque de pequeños en mi casa se escuchaba música italiana y escuchábamos Lucio Dalla. Loro vengono da Barcellona e il padre, quando erano piccole, faceva ascoltare loro proprio Lucio Dalla. Esatto. Lucio era poesia, adesso non mi sembra che ci siano questi grandi poeti nel panorama musicisti italiani, insomma, quindi mi vengono lacrime solo a pensare che l'abbiamo perso, guarda, mi emoziono. Stefania, Francesco, mamma e figlio, Lucio Dalla vive ancora oggi qui a Bologna. Lucio Dalla vive e vivrà per sempre qui a Bologna. Grazie a influenze esterne, quindi anche a mia mamma, che me l'ha fatto ascoltare fin da piccolo, posso dire di esserci cresciuto. C'è una canzone che ti rimane nel cuore, che ti ha colpito? La Sera dei Miracoli, sì. Era la canzone, è la canzone preferita di mia madre e è quella che mi ha segnato di più da piccolo, diciamo. Muove la città, com'è? Si muove la città. Con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Complimenti! Luca e Antonio, 18 anni, frequentate il liceo musicale Lucio Dalla. Chi c'era che te la faceva ascoltare? Mia madre sì, ascoltava molta musica leggera, ascolta ancora adesso ovviamente. Mio padre era più invece nell'ambito classico, però Lucio Dalla sicuramente è un punto di riferimento, sì sì. Anche a casa tua si ascoltava? Sì, sì, anche a casa mia. Tu hai 18 anni, sì. E però conosci le sue canzoni. Sì, diciamo che a Bologna si respira Lucio Dalla. La domanda la devo fare, canzone preferita, lo so, è difficilissimo. Ma io direi La casa in riva al mare sicuramente, parte con... Dalla sua cella lui vedeva solo il mare. Beh, ah, suggestivo. Molto bello, di grande profondità, come tutte le canzoni in realtà di Lucio. Profondo il mare, caro mio. Canzone preferita, Antonio? È difficile, Futura e Balla balla ballerino. Balla, balla, ballerino. Che meraviglia! Ma torniamo da Domenico, Domenico! Buona domenica, Domenico! Guarda! Simo, se dici Lucio Dalla, dici cappelli, berretti, sì. Guarda che meraviglia, centinaia e centinaia. Che Andrea, meraviglia! Mi dicevi che... Ma c'è, abbiamo una stanza sopra che ce ne sono... molti di più. Sì. Peraltro mi è caduto due volte il ritorno. La diretta è spezzettata oggi, un po' così. Che mi hai detto? Questo chi è? È Lucio che ti fa gli spetti. Gli scherzetti, bene, molto bene. Bene. Ci sta tutto. E allora, a proposito, siamo sotto a Caruso. C'è Massimo Bonelli che è direttore artistico di questa rassegna che parte domani. Ciao. Beh, una importante rassegna dedicata a Lucio, che dà in premio agli artisti il ballerino Dalla, che è questo oggetto che abbiamo fatto disegnare. Che bello! Che meraviglia! Premio bellissimo. Agli artisti che riescono a mantenere la propria identità, nonostante abbiano successo, senza stare troppo a guardare le regole del mercato. Allora Massimo, domani che qui bello. Arriverà davvero chiunque, perché i premiati sono dei grandissimi nomi. Conduce Nina Zilli, dove si svolgerà questa manifestazione? Si svolge al Teatro Celebrazioni. Un po' di premiati, dai, facciamo, che altro che Sanremo, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sì, allora, i Pinguini hanno vinto il ballerino Dalla alla carriera, poi Calcutta e Daniela Pes, quello per l'artista, canzone Madame. Madame. Poi abbiamo Dardas tra i producer. Poi abbiamo Bruno Risas per le colonne sonore e il film Dall'America Russo, il concerto perduto di Lucio Dalla. Insomma, ah, questo bello. Per far capire che Lucio continua a vivere in tanti artisti con la sua sensibilità. E questo, Simona, che ci piace. No, complimenti davvero a tutti, grazie perché mille, questo luogo è magico, grazie, Bologna è magica. Grazie mille ai cugini Faccani, grazie a voi, grazie domani sera a questa bellissima iniziativa. Sugli veri artisti, eccetera. No, dobbiamo dare la linea. No, a chi?